Ciao e benvenuti in un nuovo vlog della domenica. Sì, perché è la domenica prima della domenica di Natale, quindi passeremo la settimana di Natale insieme con alcuni pezzettini, vediamo se posso andare un po' in giro a vedere un po' di luminarie che ancora non ci sono andati. Stasera siamo stati allo stadio, finalmente il Palermo ha vinto 2-1. Anche l'Argentina ha vinto il campionato del mondo, siamo felicissimi. Abbia vinto l'Argentina. Boh, vedrete alcune immagini dello stadio di questa domenica. Oh, questo gol! Sono sicuro pure di questo! Sono sicuro pure di questo! Lo schiaccio! Buongiorno e buon lunedì! Mia colazione di oggi, metà di questo perché metà l'ho mangiato ieri, al caramello. È buono, ma come colazione non tanto, come dessert, sì. Lo mangio a colazione perché era rimasto e non lo faccio stare tanto tempo in frigo, già era aperto da ieri. Chiuso con questo, guardate cosa uso per chiuderli. Uso questi di qua, li ho presi da Ikea. Sono i coperchietti questi, ci chiudo le cose piccoline. Devo dire che restano freschi per un paio di giorni. Va bene, io vado in palestra perché questa settimana, questi messaggi e non vedo niente, questa settimana magari che sono un po' più libera da lavoro e da tutto, provo ad andarci due volte, la mattina alle 9 con una mia amica e dopo pranzo la mia solita zumba il lunedì, mercoledì e venerdì. Cerchiamo di attutire prima delle feste. Buona giornata a voi intanto. Post palestra. Ho mangiato già una pera con il parmigiano, buonissima. Noi adoriamo mangiucchiare parmigiano grana. Ora non ci posso andare domani. Il problema è questo. Sto facendo per pranzo pasta fritta di ieri, ho fatto pasta al forno, mio marito adora. E io mi sto facendo, vediamo se è pronto. Si è attaccato 60 grammi di couscous col brodo di carne. Prima di tornare per la seconda volta in palestra a fare zumba, caffettino, li devo togliere. Questo è il resto dell'ultimo cantuccio, cioccolato e pezzetti di cioccolato bianco. In questi giorni metto il video, siamo stati 4 giorni a Firenze, Bologna, Empoli e Ferrara. Mi ho fatto un giretto con una coppia di amici. Naturalmente io compro i dolci tipici. Questo è l'ultimo, non ce n'è più, prometto. Mi è arrivato il mio autoregalo, o tra virgolette il regalo di mio marito, che ho ordinato su Amazon, lo spacchetto con lui. Non è una sorpresa, perché me lo sono scelto. Lo volevo da un sacco di tempo. L'ho trovato in offerta, qua c'è il dosatore, carica. Chissà se conoscete... Ah vabbè, si legge però. Cos'è? Quindi ho dentro il blog, poi la faccio vedere naturalmente come funziona. E lei, la lampada che cambia colori è una bella stile tipo casa mia, cambia i suoi colori ed esce le profumazioni degli oli essenziali. Questa poi la vediamo in funzione. E ho preso anche le confezioni degli oli essenziali, perché ormai non esistono più. Prima li vendevano nei negozi quelli a tutto 1 euro, li vendevano 1 euro, ora non esistono più. E questi convenivano, questi pacchetti, che uno viene meno di 2 euro. E ho preso le profumazioni fiori, floreali e frutta, che si possono comunque anche combinare. Nel senso fare tipo miscela relax, qualcosa che a me può piacere di più, e quindi questo. Lo provo. Sono veramente fatti bene, eh? Guardate, questo è tutte le essenze di fiori. Fanno un profumo. Guarda, è proprio fatta al libro a calamita. C'è anche un bellissimo regalo. Mi sembra che questi siano stati tipo una ventina di euro questo, una ventina di euro quello.
Però ce n'è per sempre, cioè posso metterli anche nei diffusori. La lampada è stata 12 euro, quindi sono costate più gli oli, però diciamo che non mi finiranno mai. Abbiamo la vaniglia, la lavanda, la camomilla, la gardenia, il geranio, il gelsomino, la fresia, la rosa, l'ylang-ylang, l'albero di ciliegio, il neroli. Niente, cioè, sto subito provando. È una figata. Vedete il fumo che esce? Solamente è verde, non è azzurro. Poi tocchiamo qui e cambia colore. Questo è giallo, questo è turchese. Questo è bianco, così è spenta, così è bianco. Perché non vuoi più? Mi pare aver buttato via. Rosso. Blu, verde, niente ragazzi, è stupendo. Già penso di aver trovato la mia essenza preferita. È il nero lì, cioè sembra colonia. Niente. Guardate dove ho messo la lampada. Ah, sto guardando il Grande Fratello. Sta benissimo, mamma mia, che profumo. Questo nero lì. Che ancora persiste. Guardate, messa qui. Ah, poi vi avevo detto che non cambiava colore, invece cambia colore da sola. Quindi nel frattempo che è blu, era azzurra, adesso è blu. Aspetto insieme a voi che cambi colore. Guardate il fumo, mamma mia, che profumo. Sta diventando turchese adesso. Sono troppo contenta finalmente. C'è un profumo in tutta la stanza. Ora diventa verde. Bellissima. Lei non manca mai. La mia camomilla, miele, vaniglia della Twing. Buonissima. Chissà se mi sentite da là sotto, ma trovo sempre tutte le posizioni io per poter fare un pezzetto di vlog. Niente, mi vedete mezza vestita ma senza truccata perché ero scesa, tanto sto stirando, perché non, io nel frattempo sto facendo cuocere le vongole perché devo fare gli spaghetti alle vongole per pranzo. Ma vi volevo raccontare che stamattina sono scesa alla posta, ma qui a Palermo le poste, come molte cose, non funzionano. Quindi eravamo 100.000 persone, infatti devo riscendere prima che chiude ora di pranzo. 100.000 persone per due sportelli, uno dei quali non potevi pagare in contanti ma solo con il bancomat. Ok, vado nel bancomat. No, ma io non ho la bilancia perché devo spedire un pacco e quindi lei non poteva andare nell'altro sportello con la bilancia, ma però aveva il bancomat. No, ragazzi, cioè, mi sembra una cosa, veramente mi sembrano cose assurde. Purtroppo. Io adoro Palermo, ma questi sono i problemi seri di Palermo. E questo è niente. Ci sono veramente, veramente, veramente situazioni indescrivibili, di blocco. L'avete mai provata la spinacina vegana, diciamo, di Eurospin? È buonissima. È riso, spinaci e formaggio. Devo dire che è molto buona. Forse quella più buona tra le cose vegane che ha Eurospin. E qui c'è la pasta alle vongole. Io tolgo, dopo che cuocio le vongole, tolgo i gusci. Neanche per fare volume sul piatto, li tolgo io direttamente. Infatti sono qua. Tornata dalla palestra. Tornata anche a piedi oggi, ma perché dovevo passare dal nuovo paghi poco che ha aperto vicino alla palestra. Ancora non c'è entrata, tanto per cui ho preso queste cose che sono una droga, non le prendevo da tanto, ma siccome siamo ora sotto il periodo delle feste, ci sta che un aperitivo e l'altro sono semini di girasole salati. Sono, ragazzi, a cucchiaini, tipo droga. Ne parleremo dopo le feste. Da accompagnare a questo è un gin tonic. Non sono alcolizzata perché non mi piace bere,
anzi non bevo, sono bevicchio così ogni tanto, qualche spritz o qualcosa, un pochetto di birra, siccome ogni volta appunto tutti bevono, tutti fanno, dormo proprio questo che è leggero, un gin tonic mettendo 5 fettine di limone, proprio questo, oppure analcolica ginger beer, un miscuglio di acqua, zucchero e anidride carbonica e zenzero. Poi mi serviva il sedano, il problema adesso è che lo devo pulire, ed è per me un impegno grandissimo. E poi c'era in offerta la mia pinzami, così abbiamo le basi di pizza pronte, perché sono buonissime, digeribilissime e leggerissime. Questo è un piccolo svuota la spesa nel vlog, nel Natale, né ci vediamo. Siamo riusciti ad arrivare, questi giorni ci abbiamo provato in tutti i modi a venire in centro. Questo è l'albero classico che fanno al Politeama. Oggi c'è anche il carro, quest'anno siamo per Rotalia. Questo è il carro di Santa Rosalia, che è quello che viene portato in processione il 14 luglio, nostra patrona, e quest'anno l'hanno messo qui. Non c'era mai stato la Natale il carro davanti al magnifico Politeama. È sempre io. Noi pure ce l'abbiamo le casette col mercatino, certo piccolo piccolo, però sempre carino. I dolci, la cosa più buona che ci sono, e noi a Palermo lo sappiamo, e io che sono golosa ancora di più. Cioè, la prima volta che prendo queste patate, buone, sì, va bene, ok, da Mac. 4 euro, 5 patatine. Mi è fatto bene, vero? Molto bello. Insieme ad altre bancarelle di cibo. Cibo, cose artigianali. Sempre. Come siamo in via Maiocco? Maestà? Il Teatro Massimo. Vabbè, lo facciamo vedere sempre, solo che ora è vestito di Natale. Tutto natalizio. Tutta la scalinata con le colle stelle di Natale. Una sposa, ma qui il periodo di Natale ci sono sempre gli sposi. Ah, si è nascosta, ecco la sposa. E alla fine avevamo ancora fame, quindi un pacco di patatine 1,50 euro, non 4 euro enormi, e una birretta. Quelli di Eurospin li vendono anche qui, che non c'è Eurospin. Tanti auguri alla sposa. Non ci credo, mi sto sedendo. Qua la luce non è malissimo, accanto alla stufa, che quest'anno non accenderemo mai, perché il pellet è a 13,90 euro, con la differenza dell'anno scorso che era a 5,90 euro. Vabbè, meno male che c'è bel tempo. E c'ho le antenne, cioè non c'ho le corna, le renne, perché ho comprato un euro questo cerchietto bellissimo che ho deciso di tenere per tutte le feste. No, scherzo, ma mica tanto, ma perché abbiamo domani l'ultima giornata di Zumba. L'istruttore ci ha detto mettetevi una maglietta rossa e un cerchietto se l'avete. Io non ce l'avevo, però l'ho comprato un euro. E nel frattempo oggi ho ultimato finalmente tutti i regali di Natale.
Premessa, noi per Natale facciamo sempre dei pensierini ai bambini, comunque ai nipotini o alle amiche un po' più care. Parliamo veramente di pensierini low, low, low cost, perché comunque è bello poter farli un po' a tutti ed è bello che nessuno si senta comunque in obbligo o comunque quel regalo grande che poi magari debba essere ricambiato e a volte non è sempre possibile. Comunque facciamo delle cretinate così. Devo dire anche che quest'anno avevo, per mio marito non cambia nulla perché decido, diciamo queste cose decido io, di non fare quasi nulla perché intanto noi non ci siamo fatti nessun regalo perché ogni volta compriamo una borsa, un pantalone, posto che un portafoglio e poi una settimana dopo lo troviamo scontato del 30, del 40, del 50. E l'anno scorso è stato bruttissimo perché mio marito mi ha regalato una borsa con tanto amore veramente e neanche dopo una settimana l'abbiamo trovata con 30 euro di differenza. Non è, no. Anche no. E poi noi ci regaliamo sempre un sacco di cose tutto l'anno. Quindi e la mi piace la sorpresa dei regali, questo è. Quindi che ho fatto? No, io i regalini li ho fatti piccolissimi, proprio piccoli pensieri, però sono pensati, questo è un cesto pieno di niente, tutte cose dolci. E qui c'è anche, oh, tanto questo video non lo vedrà, c'è un regalino per me che mi sono non autoregalato, ma siccome sono detto a mio marito, non ho detto niente, me lo sono comprata, e così gli dico questo è per me. Quindi diciamo da parte tua. Perché poi, vabbè, poi ci compreremo quello che ci serve dopo con gli sconti. Io ho preso un profumo e un dopo barba, che comunque dopo barba è quello suo per la pelle delicata e tanto gli stava finendo dopo comprare. Così non si aspetta, ci faccio una bella letterina. Lui sa che regali non ce ne sono, però comincerà a guardare come ci sono tutti questi pacchetti. Domani ultimiamo qualche altro pensierino e siamo pronti. Io mi vado a sbrigare perché non ho fatto niente a casa. Non ho fatto niente. Vado. Sono arrivati a casa altri due profumini io da Ema. Perché volevamo sentire le profumazioni. Per questo ho preso quelli piccoli. Il mio è il Libre di Esso Lorano. Da quello, in poche parole. Luxor. Ed è buonissimo. Buono, buono. Veramente buono. Poi vedremo di quali prendiamo la misura grande. Questo che ho preso a mio marito è il Active Man, che sarebbe il dupe di, come si chiama? Creed. C'è un profumo di un poco di soldi, cioè costa tantissimo l'originale, ma a me non piace, l'abbiamo adorato. Non è male, ma non ce ne piacciono di meglio, va. Però li abbiamo provati. Buongiorno, buon pomeriggio, buon ciao. Oggi è venerdì. Ho comprato una cosina, due cosine al mercato, ma proprio perché dovevo finire gli ultimi regali di Natale. Avevo detto che quest'anno non avrei fatto niente per nessuno come ogni anno, lo dico e poi non lo faccio, perché comunque a me i regali piacciono, mi piace così anche i pensierini e cose. Ma non è che una non li vuole fare, è che spesso non c'è l'umore, non lo so, io però sto vivendo un periodo stranissimo, tipo da a che sono sparatissima a 6.000 che poi mi scocciano tutte cose. Mi piacerebbe restare a casa da sola con mio marito. Sì, alla fine sì. Poi ultimamente vedo che un po' lo spirito del Natale, boh, ma dov'è? Vabbè. Sì, io poi divento triste, ma talmente mi piace che addobbo la casa il 25 novembre, che faccio? Però poi mi rende triste.
Però poi penso, come dicevo a mio marito, siamo io e tu, dobbiamo stare bene io e tu, staremo in famiglia, dico per carità, stasera siamo da amici, noi giriamo. Però è una cosa poi mia interna, non lo so, una cosa mia proprio personale. Mi piace stare con gli altri, fare le serate, giocare a carte come si usa qui da noi. Però c'è un angolino del mio cuore che vorrebbe che fosse subito fine gennaio. Va bene, comunque. Niente, ho preso solo un maglioncino carinissimo che adesso mi provo, perché ho cambiato quella giacca della scorsa settimana che era enorme, era oversize, onestamente non mi stava completamente bene. Anzi, vi faccio vedere quello che ho preso veloce veloce. Intanto vedete, è super truccata, tipo ho fatto uno smoky velocissimo. Ops, siete caduti. Perché sto andando a Zumba, mi sto anzi andando a vestire. Oggi c'è la prima serata. Sì, ormai mi sono data a questo colore. Dovevo cambiare la giacca e non c'era niente di che mi invitasse, ma un semplice maglioncino che posso mettere con i jeans, col pantalone nero, col pantalone bianco. Quindi semplice maglioncino morbidissimo, sempre i miei colori. Per ora io sono fissata con questo colore. E quando mi fisso con i colori, e poi ne ho preso uno bianco che è questo. Come ve lo faccio vedere? Perché brava che sono! Ed ecco quello bianco, carino, semplice, bianco, così. È venerdì sera. Serata tra amici, perché sappiamo che la settimana prima di Natale e anche le settimane dopo saremo un pochino in giro per farci gli auguri e cose varie. Io sembro la donna delle nevi, dice mio marito. Niente, pantalone di vellutino bianco, maglioncino quel mio fa magnifico magenta, pelliciotto, capelli raccolti perché domani ho la piega dal parrucchiere, ma sono puliti, solo che hanno una piega, quindi li ho raccolti. Il trucco neanche ve lo sto a fare, ma alla fine è uscito un trucco, super festa. Ho fatto lo smoky con un grigio scurissimo, non è nero, matita nera, e sotto ho messo nella riga inferiore un po' di ombretto, vedete? Il colore della maglia. Secondo me questo è un trucco festa. Già, secondo me, quando c'è uno smoky anche leggero, ci siamo. Vado. Cioè, il cuore bando. Ah, Sato, vedi un po' di ferichette, che non è uscito un po' di ferichette. Però volevate vedere. Come no? Sono le 2:10 di notte. Siamo tornati da un quarto d'ora, 10 minuti. Struccato, cremato. Puro cacao che ho le labbra persissime. Questa è stata una bella serata, ci siamo divertiti. Noi in Sicilia siamo molto casinari. Facciamo riunioni fra amici. Si mangia, si beve, si gioca a carte fino a tardi. E se per non vai a letto, non devo aspettare un attimino. Così, la mia mezz'oretta sul divano. Faccio un po' di zapping, 10 minuti, guardo un po' di video e mi vado a coricare. Tanto domani siamo liberi, è ufficialmente la vigilia. Buona vigilia di Natale a tutti. Domani mattina, niente, rassetto un po' a casa. Poi all'una ho il parrucchiere, chissà che ora esco. E a sera c'ho la messa, la veglia, dove noi cantiamo. Chissà se riesco a fare qualcosina. Cena da mamma, credo. E siamo già a Natale. Intanto vi auguro buonanotte. Ci sentiamo domani. Il rispetto. Il rispetto è la prima cosa. Non te lo dimenticare. Buongiorno. Sì, colazione tardi. Faccia buffissima. Oh,
Niente, siamo svegliati tardi e quindi colazione con porridge e banana. Pensavo peggio, pensavo di perdere fino alle 5 di pomeriggio, sono le 3 e mezzo, dall'una, 2 ore e mezzo, mi è andata bene per la piega, così senza trucco, senza inganno, perché tanto mi vado a truccare per stasera. Rinnovo gli auguri per tutte voi, per le vostre famiglie, di un sereno, 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 sereno Natale, senza fronzoli, senza niente, ma soltanto tanta, tanta salute e tanta pace. Noi ce le facciamo dopo anche. Vediamo se riesco a registrare un video trucco delle feste. Anche se poi stasera andrò in chiesa, quindi non mi truccherò magari, forse lo faccio domani. Poi me lo metto in questi giorni a poter usare anche per Capodanno. E oggi sono giornate frenetiche, tanti tanti impegni e anche così, tante cosine da fare tra di noi a casa. Buon Natale, buon 25, sì, da noi c'è il sole. Giornata spettacolare, diciamo, dai suoceri. Io ho dimenticato, ogni volta sbaglio come si vede la cosa, ma ho coperto outfit da Natale, c'ho la mantella sopra perché c'è freddo. Niente, mi sono scordata tutti i piatti da farvi vedere quanto abbiamo mangiato, ma vabbè, l'importante è farci gli auguri. Sto dicendo, qui da noi ormai è estate, cielo azzurrissimo, caldo, ci sono 25-23 gradi. Comunque, buon Natale. Oggi si conclude questo vlog della settimana di Natale. Intanto vi saluto, possibile poi che ci rivediamo dopo. Abbiamo mangiato un sacco di cose buone. Ah, guardate il trucco mio di Natale. Volevo una cosa sobria, ma non è venuta sobria. È venuta tipo scintillante. La piega sempre intatta. E io vado a giocare a carte.